Pace e bene a tutti. Oggi celebriamo la festa di Santa Agostina Pietra Antoni. È una giovane suora. Era nata a Pozzaglia Sabina nel 1864 ed era entrata nelle suore di Antidature, le suore della Carità, quelle che un tempo venivano chiamate le cappellone perché avevano un velo molto grande e molto rigido. E come la loro fondatrice vengono le suore impegnate soprattutto nell'assistenza dei malati. Suora Agostina Livia viene mandata in un grande ospedale di Roma, forse magari il più conosciuto, l'ospedale di Santo Spirito, è a due passi da San Pietro, a due passi dal Papa. E lì si mette, come fanno tutte le suore, a servire con molta grazia, con tanta umiltà, anche affrontando molte volte un po' la contrarietà dei malati. E incontra questa donna che è cieca, continua la sua assistenza, anche se il figlio di questa donna qui si mostra abbastanza irritato da queste gentilezze e da questa carità che usa la suora. Ma con molta delicatezza lei compie soltanto quello che il suo carisma, soltanto quello che l'amore a Gesù gli aveva insegnato, servire. Finché questo giovane la pugnala in maniera inaspettata, in maniera che noi definiamo davvero tragica. E suora Agostina perdona, suora Agostina continua, anche se viene uccisa, continua ad essere viva nel suo perdono. Aveva 30 anni, 1894, ma il Signore non conta l'età, al Signore interessa l'intensità con cui uno si dona, e allora uno è pronto a raggiungerlo quando ha 20 anni, quando ha 40 anni, quando ha 100 anni, nel momento in cui noi siamo disponibili a dare la vita a Lui, siamo pronti ad amare come Lui ci ha amato. Fratelli e sorelle, impariamo da questi esempi di semplicità che il dare la vita a Dio è una cosa meravigliosa che produce frutti meravigliosi. A tutti pace e bene.